tema della vaccinazione di tutto il comparto scolastico è il primo tassello indispensabile per la riapertura al 100% in presenza, dallo 06 fino alle scuole superiori e naturalmente anche all'università. Sulla casa infatti c'è una discussione in atto a livello nazionale dentro il governo e la maggioranza politica che lo sostiene in merito all'obbligatorietà del vaccino, la stregua di quanto già accaduto per i lavoratori della sanità. Questa scelta è in continuità con quanto ha dichiarato il commissario per l'emergenza generale Francesco Figliuolo, il quale lo scorso 12 luglio, in una lettera alle regioni contenente un verbale del CTS, ha scritto: bisogna porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti di studenti di età uguale o superiore a 12 anni. Figliuolo ha poi ribadito quanto già scritto il 25 giugno, rinnovando la necessità di perseguire la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso un coinvolgimento attivo e chiedendo di avere entro il 20 agosto l'elenco di tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinare. Tra l'altro mi risulta che sia un grandissimo lavoro che stanno facendo per reperire nuovi vaccini. Chiudo riportando la dichiarazione della scorsa settimana della professoressa Silvia Menabue, prima dirigente responsabile dell'ufficio scolastico provinciale. Lei ha detto: noi riteniamo che la scuola debba ricominciare in presenza al 100% per tutti i gradi di istruzione, con la possibilità per gli alunni di tornare a frequentare non solo le aule ma anche le palestre, i laboratori e tutte le attività formative complementari. Per fare questo però un numero alto di vaccinati tra chi frequenterà i nostri istituti è indispensabile e determinante. Il più importante antidoto al DAD si chiama vaccino. Io concordo perfettamente con lei. Mi invito accorato ai genitori, allora quello di valutare l'immunizzazione per i propri figli, un grande senso di responsabilità collettiva. Ciò sarà determinante per garantire una ripartenza che non ricalchi quanto è accaduto lo scorso anno con continui open go. Quindi, come condivido questa dichiarazione, credo che tramite la collaborazione istituzionale, coinvolgimento e la responsabilità degli studenti e delle famiglie, e possa raggiungere l'obiettivo da tutti.